Fermo. Onorevole Junker. È svenuto. Questi greci sono tutti uguali. Aspetta che si risvegli, poi passa gli occhi. Sì, signore. Ah, ecco qui il presidente Conte, l'avvocato difensore del popolo italiano. Il nome non l'ho scelto io, però suonava bene. La sua reputazione la precede, avvocato. Mi aspetto da lei la massima collaborazione per il bene dell'Europa. Per il bene dell'Europa e dell'Italia. Certo, perché sa, di recente abbiamo avuto, come dire, delle divergenze di opinioni. Ma sono sicuro che andremo d'amore e d'accordo. Non crede anche lei, avvocato? Oh, certo. Oddio, non lo so. Dovrei fare una telefonata. Sono tempi bui per l'Europa, avvocato. Ci vorranno tutte le nostre forze per sconfiggere i nemici che minacciano l'integrità dell'Unione. Nemici, signore? Guardi, avvocato. Populisti. I populisti sono i ratti che trasportano il morbo del fascismo e dell'ignoranza. Hanno contaminato tutta l'Est Europa e non solo. Devono essere fermati. Ma se siamo un'unione di popoli dovremmo ascoltare quello che vuole la gente, no? No, no, no. La gente non sa quello che vuole, avvocato. Per 20 anni mi sono preso cura di questi populisti. Uno dopo l'altro. E nonostante i miei sforzi continuano a spuntare fuori. Il nostro compito, avvocato, è fermare queste correnti pericolose per il bene dell'impero. Volevo dire, dell'Unione. E le opinioni dei cittadini, signore? Siete stato molto chiaro, signore. Lei mi piace, avvocato. Bicchierino? Ah, un'altra conferenza. Ah beh, questo non mi ha mai fermato. Grappa o vino? Credo che passerò, signore. Meglio doppia razione per me. Mi segua, avvocato. Però posso fare quella telefonata, signore?